abbiamo visto come nel capitolare de Villis una delle cose che dovevano esserci erano galline e uova, e la cura degli animali era particolarmente importante. Difatti, una delle prime industrie fu quella di conciare le pelli degli animali, che servivano anche ai fini di materie scrittorie. A questo proposito ricordiamo che proprio in questo periodo cresce l'importanza della biblioteca capitolare di Lucca. Sappiamo che nell'804 dal notaio Teuberto, per conto della badessa di Santa Maria Ursimanni a Struda, si ricevono case e poderi in affitto per Cudolo, che ogni anno fa rendere del vino di uva ben pigiata e che ogni anno bisogna dare la metà delle ulive, mezzo porco del valore di 6 denari, 2 forme di formaggio, 3 polli con 15 uova. Sappiamo anche che pochi anni prima, nel 765, i poveri mantenuti negli ospizi di Lucca ricevevano ogni giorno una pagnotta, 2 misure di vino, 1 scodella di legumi cotti nel lardo e nell'olio. Qui abbiamo esempi di lavoro dei campi, o come allora si chiamavano, corvée, cioè il lavoro che veniva fatto per conto del signore feudale. Quando si cedeva poi ad un contadino un pezzo di terreno, spesso si dava una specie di libretto, vale a dire libellum, come si diceva allora, da dove nacque il termine livellum. Questa forma di attribuzione di terra si chiama allivellamento e ne abbiamo già esempi nell'Ottocento. Proprio di questi anni è una trasformazione della coltivazione delle campagne. Si passa prima di tutto dalla rotazione biennale, cioè cambiare ogni 2 anni la coltivazione, alla rotazione triennale, con 3 rotazioni diverse che arricchiscono il campo. In ogni caso, una cosa che risulta molto importante in questo momento è la trasformazione dei mezzi di cura della campagna. Per esempio, l'uso dei joghi sul collo del bue, che permette di utilizzare 2 buoi a coppia, e il cambiamento del tipo d'aratro. Abbastanza primitivo. Sono anche le donne. Ne abbiamo un bel documento in un capitolare, nel capitolare de Villis, e in un altro documento che viene da un'abbazia vicino a Parigi. La funzione delle donne sarà ben precisa. E quindi, che significa che dovrà fare tutti gli altri giorni, il suo lavoro di tessitura, tagliare abiti,
cucirli col l'ago, cardare la lana, conciare la canapa, lavare abiti in pubblico, tosare le pecore. Tra i lavori da fare delle donne c'erano le corvée, fare l'erba, come qui vediamo, e poi portare i doni, sia di erbe che di altre cose, alla casa del padrone, dove incontravano le altre donne. Tra le altre cose che devono portare, era necessario che ognuno portasse alcune paia di uova al padrone. La domenica, invece, sappiamo che vadano insieme da ogni parte alla messa e lodino il Dio per tutte le buone cose che fece per noi in quel giorno. Cosa che costituiva l'unica cosa divertente di tutta la loro giornata e della loro vita, laddove potevano abbandonare le casette che costituivano la pars massaricia e fermarsi a chiacchierare, come vedete in questa splendida immagine, cioè a ciacolare dopo una dura giornata, qualche volta una settimana di lavoro. La funzione della famiglia, in questo caso, è una funzione strettamente unitaria. Uomini, donne, ragazzi vivono per generazioni sulla campagna con rapporti con la casa del padrone o con l'abbazia padronale, che erano praticamente gli unici centri della vita di allora. Thank you.
Intanto, che cosa succede a Lucca? A Lucca il duca longobardo Tachiperto aveva mutato il proprio titolo in conte ed era rimasto a capo del ducato. Sempre a Lucca, il vescovo longobardo Peredeo viene fatto prigioniero all'avvento dei Franchi, salvo poi essere liberato e reintegrato nella sua dignità. A lui succederà poi Giovanni I, figlio del longobardo Teuperto, al quale si deve...